Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare questo zaino bicolore. È uno zaino dotato di un kit in pelle da accessorielli.com. Vi lascerò il link sotto il video per poter acquistare i kit per realizzare il vostro zaino. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e ringrazio a tutti coloro che mi seguono da tempo e anche faccio benvenuto ai nuovi iscritti. Adesso vi faccio vedere i kit per realizzare questa borsa e poi partiamo con i tutorial. Questi sono i materiali che ci servono per realizzare lo zaino che abbiamo visto nell'anteprima. Abbiamo qui i kit in pelle e due filati. Questo kit in pelle è foderato sia all'interno che all'esterno, è dotato di un fondo in monomanico e poi due colori che noi andremo a utilizzare. Potete utilizzare i colori che si abbina agli accessori nel kit, perché qui c'è colore dorato e colore nero, però poi ho cambiato di utilizzare colore grigio. Adesso passiamo al tutorial. Con uncinetto numero 3 e il filato nero iniziamo da fondo. Quindi entriamo qui, vedete qui dove c'è lo spazio, e andiamo a lavorare punto catenella. Facciamo uscire il filo ormai. Lo sapete come si prepara il fondo per le borse, che già ve l'ho fatto vedere tante volte e ho anche i video a posto solo per il fondo. Quindi continuiamo così fino ad arrivare a questo punto qui. Arrivando a questo punto tagliamo il filo e facciamo uscire così. E lo riportiamo all'interno in questo modo. Andiamo a bloccarlo qui. E così il nostro fondo è pronto. Adesso iniziamo la lavorazione. Appoggiamo i kit così, iniziamo da questo punto, inseriamo l'uncinetto e andiamo a lavorare una catenella e lavoriamo 3 maglie basse in questo punto. In questo qui lavoriamo 3 maglie basse una catenella, entriamo qui e lavoriamo 3 maglie basse. Continuiamo a lavorare 3 maglie basse in ogni catenella disponibile, quindi vedete come si vede, quindi continuiamo a lavorare 3 maglie basse in ogni catenella disponibile. In questo angolo dovevo lavorare 3 maglie basse una catenella e 3 maglie basse in quest'angolo. La stessa cosa faremo qui. Le altre catenelle andremo a lavorare 3 maglie basse
Quindi continuiamo così fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto, facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare dall'interno, quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Non dobbiamo aumentare, continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a fare altri due giri di maglie basse. Facciamo la prima dall'esterno e poi la seconda dall'interno e poi inizieremo il punto scelto per questa borsa. Ho terminato di lavorare i giri con la maglia bassa. Adesso dobbiamo iniziare il punto per la nostra borsa. Vi faccio vedere il punto con questo campione, perché viene difficile lavorarla con il kit mentre si filma i video tutorial. Il punto è un multiplo di 8 più 1, poi 1 per girare il lavoro. Ho fatto le maglie basse per iniziare il punto. Arrivando a questo punto, questa è la prima riga. Una catenella e giriamo il lavoro, la prima riga del punto. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Saltiamo 1, 2, 3. Nel quarto punto lavoriamo una maglia alta, una maglia alta e una maglia alta, una catenella e ripetiamo 3 maglie alte nello stesso punto. Allora, la sequenza è questo. Saltando 3 punti si lavora 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 1, 2, 3. In questo lavoriamo una maglia bassa. Adesso ripetiamo la sequenza. Saltando 1, 2, 3. In questo lavoriamo 3 maglie alte. Una catenella e 3 maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 1, 2, 3. In questo lavoriamo una maglia bassa. Saltiamo 1, 2, 3. In questo lavoriamo 3 maglie alte. Una catenella e 3 maglie alte. Saltiamo 1, 2, 3. Nell'ultimo punto lavoriamo una maglia bassa, ma dobbiamo andare a chiudere prendendo l'altro colore. Quindi prendiamo le due assole, lasciamo il filo nero e prendiamo il filo grigio perla e andiamo a chiudere. Adesso lavoriamo 4 catenelle. Di solito si lavora 3 catenelle per iniziare il lavoro che sostituisce la maglia alta, ma io lavoro 4 per non tirare. 2, 3 e 4 e giriamo il lavoro. Questa è la seconda riga. Adesso lavoriamo, entriamo qui in questo punto qui,
e lavoriamo una maglia alta non chiusa, 1, una maglia alta non chiusa, 2 e una maglia alta non chiusa e 3. Andiamo a chiudere tutte assieme e lavoriamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso dobbiamo andare a lavorare questo 2 qui, chiuderle assieme, carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta non chiusa, una maglia alta lavorata a metà, una maglia alta lavorata a metà e abbiamo 3 maglie alte lavorate a metà. Saltiamo questo punto qui e andiamo a lavorare una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa e una maglia alta non chiusa, cioè una maglia alta lavorata a metà. Adesso dobbiamo andare a chiudere tutte le assole, ok? Adesso lavoriamo 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ripetiamo quello che abbiamo fatto qui. Carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta a metà, una maglia alta a metà, una maglia alta a metà. Saltiamo questo, entriamo qui, lavoriamo una maglia alta a metà, una maglia alta lavorata a metà, una maglia alta lavorata a metà e chiudiamo tutte le assole e andiamo a fare 7 catenelle. Adesso dobbiamo andare a lavorare le ultime 3. Entriamo qui e lavoriamo una maglia alta non chiusa, una maglia alta lavorata a metà, una maglia alta lavorata a metà. Carichiamo il filo, tiriamo, ma non andiamo a fare le catenelle. Carichiamo il filo e andiamo a lavorare una maglia alta in questo punto. E così abbiamo completato la seconda riga. Sempre con il filo grigio perla andiamo a lavorare la terza riga. Facciamo 4 catenelle, giriamo il lavoro e lavoriamo 3 maglie alte nello stesso punto. Guardate, qui c'è la catenella di separazione. Entriamo qui e andiamo a lavorare una maglia bassa. Di nuovo carichiamo il filo, entriamo qui dentro e andiamo a ripetere 3 maglie alte separate da una catenella. Una catenella e a 3 maglie alte. E andiamo a lavorare una maglia bassa in questo spazio. Lavoriamo nello spazio del lavoriamo 3 maglie alte qui, una catenella e 3 maglie alte nello stesso punto. Entriamo in questo spazio e andiamo a lavorare una maglia bassa. Carichiamo il filo, c'è questo punto qui, vedete? Entriamo qui e lavoriamo
tre maglie alte, per chiudere la terza riga entriamo sopra qui dove abbiamo le 4 catenelle e andiamo a lavorare una maglia alta non chiusa, lavorata a metà, perché dobbiamo andare a chiudere con il filo nero. Prendiamo il filo nero e chiudiamo il lavoro, una catenella e giriamo, lavoriamo la quarta riga. La quarta riga è simile alla prima riga, però la differenza è che lavoriamo una maglia bassa e poi 3 catenelle. La ripetizione, il motivo che andremo a utilizzare, inizia da terza fino alla sesta riga, ok? Qui entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle, entriamo qui, lavoriamo una maglia alta non chiusa, una maglia alta lavorata a metà o non chiusa come lo volete chiamare, una maglia alta lavorata a metà, saltiamo maglia bassa, entriamo qui, una maglia alta lavorata a metà, una maglia alta lavorata a metà e una maglia alta lavorata a metà e chiudiamo tutto assieme. 7 catenelle. Carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta lavorata a metà, una maglia alta lavorata a metà, una maglia alta lavorata a metà, saltiamo maglia bassa, una maglia alta lavorata a metà, una maglia alta lavorata a metà e una maglia alta lavorata a metà. Chiudiamo e 7 catenelle. Lavoriamo una maglia alta lavorata a metà, 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 una maglia alta lavorata a metà e una maglia alta lavorata a metà. Chiudiamo e 3 catenelle e una maglia bassa nell'ultimo punto. Una catenella e giriamo il lavoro, la maglia bassa qui, carichiamo il filo e lavoriamo qui uno, due e tre, una catenella e 3 maglie alte. Lavoriamo, tengo così queste 7 catenelle in questo modo, entriamo sotto e lavoriamo una maglia bassa. Carichiamo il filo, lavoriamo 3 maglie alte. Una catenella e 3 maglie alte. Andiamo a lavorare una maglia bassa in questo punto. In questo lavoriamo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte.
andiamo a lavorare l'ultimo punto, però dobbiamo cambiare filo, quindi la maglia bassa, entriamo, tiriamo il filo, non chiudiamo, prendiamo il grigio e andiamo a chiudere. Facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle e giriamo il lavoro. Di nuovo ripetiamo quello che abbiamo fatto nella seconda riga. Quindi questa è la ripetizione. Carichiamo il filo, non chiudere. Maglia alta a metà, maglia alta a metà. In queste tre maglie alte e chiudiamo assieme 7 catenelle. Carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta lavorata a metà, una maglia alta lavorata a metà, una maglia alta lavorata a metà. Saltiamo questo, entriamo qui, una maglia alta lavorata a metà, una maglia alta lavorata a metà e una maglia alta lavorata a metà. Chiudiamo assieme e 7 catenelle. Di nuovo carichiamo il filo, una maglia alta lavorata a metà, 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 una maglia alta lavorata a metà e una maglia alta lavorata a metà. Chiudiamo e 7 catenelle. Carichiamo il filo, una maglia alta lavorata a metà, una maglia alta lavorata a metà e una maglia alta lavorata a metà. Chiudiamo e andiamo a lavorare una maglia alta in questo punto. Quattro catenelle. E giriamo il lavoro, andiamo a ripetere la terza riga. Lavoriamo 3 maglie alte in questo punto. Andiamo a lavorare una maglia bassa qui. Teniamo così e una maglia bassa. Carichiamo il filo, lavoriamo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Di nuovo. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo lavoriamo 3 maglie alte. Una catenella e 3 maglie alte. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo 3 maglie alte. Entriamo qui e lavoriamo una maglia alta e chiudiamo con il nero.
si può lavorare in questo punto quattro maglie alte dentro qui, però per avere la riga dritta ho pensato di lavorare la maglia alta sopra le quattro catenelle. Quindi questa è la piccola differenza che ho fatto in questo punto. Vedete qui sotto, invece di lavorare quattro maglie alte per chiudere il secondo giro del colore grigio, ho lavorato questa maglia alta qui, invece di lavorare tutte e quattro dentro qui. Quindi potete anche decidere di lavorare quattro maglie alte dentro invece di lavorare 3 e 1. Spero che il punto vi è chiaro. Adesso continuiamo con il nostro lavoro. Poi con i kit ripetete questo motivo, questo punto, fino ad avere l'altezza desiderata o l'altezza del kit della borsa. Arrivando a questo punto abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 di questo colore, 1, 2, 3, 4, 5, 6 del colore nero. Quindi questo è il pannello della nostra borsa. Arrivando a questo punto tagliamo il filo perché noi andremo a rifinire il bordo. Prendiamo l'uncinetto, sempre uncinetto numero 3, andiamo ad agganciare, vedete la borsa ha l'apertura in questa maniera, andiamo ad inserire l'uncinetto qui sotto. E lavoriamo una catenella per bloccare il filo. E ritorniamo di nuovo e lavoriamo una maglia bassa. E andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Qui dove abbiamo maglia alta, lavoriamo due maglie basse. Al centro lavoriamo una maglia bassa, qui lavoriamo due maglie basse. Qui lavoriamo una maglia bassa e una maglia bassa. Qui nel grigio lavoriamo due maglie basse, qui al centro lavoriamo una maglia bassa e due maglie basse qui. Di nuovo lavoriamo una maglia bassa e una maglia bassa. Qui lavoriamo due maglie basse. E qui lavoriamo una maglia bassa e due maglie basse. Qui lavoriamo una maglia bassa, una maglia bassa, due maglie basse. Una maglia bassa qui, due maglie basse, una maglia bassa, una maglia bassa, due maglie basse, una maglia bassa, due maglie basse, una maglia bassa e una maglia bassa. Arrivando a quest'angolo entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa
In questo lavoriamo una maglia alta, in questo lavoriamo mezza maglia alta, in questo lavoriamo una maglia bassa al centro, una maglia bassa, in questo lavoriamo una maglia bassa, in questo mezza maglia alta e in questo una maglia alta. Quindi va in questo modo: maglia alta, mezza maglia alta, 3 maglie basse, mezza maglia alta, una maglia alta. Saltiamo questo punto qui, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, in questo mezza maglia alta, in questo una maglia bassa, al centro qui una maglia bassa, in questo una maglia bassa, mezza maglia alta e maglia alta. Saltiamo sempre questo. Questo potete lavorare anche maglia alta, ma io lo salto, entro qui, maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassa al centro, maglia bassa, in questo punto maglia bassa, in questo mezza maglia alta, in questo maglia alta. Quindi ripetiamo, vedete che il bordo si vede, che pare, ripetiamo così fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto da questo lato. Quindi iniziamo una maglia bassa qui, dove abbiamo il colore grigio. Dobbiamo lavorare 2 maglie basse così, una maglia bassa al centro e 2 maglie basse qui. In questo lavoriamo una maglia bassa e una maglia bassa. Di nuovo ripetiamo: una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa centro e una maglia bassa e una maglia bassa. Quindi ripetiamo così fino ad arrivare a questo punto. Ho terminato di lavorare il perimetro. Adesso tagliamo il filo, lasciamo un po' il filo lungo per poter cucire la borsa. Inseriamo l'ago da lana per poter cucire la borsa. Adesso andiamo a cucire la borsa. Posizioniamo la borsa in questo modo. Passiamo il filo qui sotto, c'è il buco. E andiamo a posizionare la nostra borsa in questo modo. Quindi passiamo il filo e passiamo il filo dal lavoro. E tiriamo. Di nuovo passiamo il filo così. E andiamo a passare il filo sotto qui. Di nuovo passiamo il filo in questo modo. E passiamo il filo da sotto. Così. E passiamo il filo così.
quindi continuiamo a cucire in questo modo fino ad arrivare qui. Ho terminato di cucire questo lato, vedete? Adesso andrò a fare la stessa cosa qui, a cucire questo lato. Ecco, ho terminato di cucire i kit alla borsa. Adesso, per chiudere la nostra borsa, dobbiamo andare ad avviare 90 catenelle. Prendiamo i fili, lasciamo un po' per poter cucire. Facciamo il cappio e andiamo ad avviare 90 catenelle. Abbiamo le 90 catenelle, ho lasciato il filo sia da questo lato e da questo lato. Adesso prendiamo la borsa, vedete qui ci sono i due buchi, dobbiamo andare a fare passare il laccio in questo modo, quindi giriamo di qua. Inseriamo l'uncinetto così e facciamo passare da qui. Ok, facciamo passare il filo qui. Qui vedete dove c'è il grigio? Facciamo passare il filo qui. La stessa cosa faremo da questo lato. Potete anche fare di meno il laccio se volete, che quando andremo a aprire troveremo la nostra borsa in questo modo. Poi chiudiamo e chiudiamo così. Poi andiamo a fare passare questo in questo modo e così la nostra borsa è pronta, potete foderarla a vostro piacimento, vedete il dietro, il laterale, il fondo. Questa è la mia fodera, ho preparato la fodera con la tasca interna che già vi ho spiegato, si prende la misura dell'altezza e la larghezza e poi si cuce i tre lati, si fa il fondo in questo modo e poi si piega il bordo. Adesso vado ad inserire questo dentro. Poi con ago e filo andrò a cucire il bordo. Terminato di foderare la borsa, ho messo un po' di colla qui per tenere questo lato aperto e questa è la nostra borsa terminata. Quindi spero che il video vi piaccia, condividete il video, iscrivetevi al canale per i nuovi video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!